Siamo con mister Giampaolo Dell'Augusta, una partita persa per serie di A2, la tua squadra però è stata in partita per diverso tempo, probabilmente i tiri liberi hanno fatto la differenza oggi. Beh, senza probabilmente, mi dispiace che ogni volta che ci siamo rifatti sotto nei confronti dei nostri avversari che stavano anche meritando, e niente, sono stati decisi 5 tiri liberi e questo mi rammarica molto, insomma abbiamo provato la partita in un modo e purtroppo ci è stata messa in un altro, quindi sono molto dispiaciuto di quello che abbiamo trovato, ecco, di questo. Mi dispiace molto. Ma io ho una squadra giovanissima, è chiaro che se tutti i campi sono come questo, dove da fuori ci tirano le cose, io vengono minacciati e tutto, è difficile perché sono molto giovani, quindi se i ragazzi capiscono che insomma si può giocare tranquillamente, senza la paura, bene, se no se tutte le partite cominciamo al secondo tempo diventa un problema. Ripeto, sono molto giovani, sono dei ragazzi brasiliani di 20 anni e abbiamo cominciato a giocare al 20°, quindi questo un po' mi dispiace. Sì, ci ho sperato tanto in questo esordio, ripeto, poi io venendo insomma da una realtà capitolina dove c'è molta più dispersione, vedere un palazzetto dello sport così è veramente una cosa che ti dà, ma tanto tanto di più. Lucas Maina quest'anno, io scherzando gliel'ho detto dal primo giorno di ritiro, guarda che credo che farei qualche gol in meno, perché comunque ho allenato in questi anni giocatori, mi è capitato all'Acquedotto come Daniele Chilelli, bomber di razza che erano abituati a fare 40-50 gol a campionato. Io forse chiedo loro quel sacrificio in più che altri allenatori, ma non perché io sia meglio gli altri peggio, perché è una questione di mentalità. Io chiedo loro, quindi di conseguenza il fatto che lui si muova per tutto il campo e venga a sacrificarsi come forse l'ultimo degli under 21 sicuramente sottoporta, sarà un pochino meno lucido del solito perché chiedo questo sforzo, però io devo insomma chiedere questo per il beneficio della squadra in generale, e quindi lui ha capito questo, lo sta facendo alla grande. Sì, contentissimo più per la vittoria che ci aspettavamo da tanto tempo, di che stiamo lavorando dall'inizio della preparazione, più la cosa più importante è stata fatta, poi grazie a Dio ho segnato, perché stavo un po' nervoso, disperato, perché quando segno gioco più tranquillo. Per fortuna hanno segnato i miei compagni, dopo mi è arrivato a me. Sì, il gol è stato bello, penso io, non lo so da fuori. È un gol che hai pensato sul momento oppure è stato un gesto istintivo? Ho pensato, come l'hai ideato questo gol? Il gesto, uno cerca di fare sempre in allenamento, provare ogni cosa. Per fortuna è entrata, perché stavano andando due compagni miei vicino a me, quindi se no non segnavo i compagni non so che mi dicevano, però è tanta fiducia che ho in me e nei miei compagni che sopportano quello che faccio. Al di là del risultato, quello che più mi è piaciuto è veramente vedere una squadra che volevo, una squadra col cuore, che ha combattuto minuto su ogni pallone. Devo dire che la prima impressione è stata veramente, veramente positiva. Pubblico sicuramente delle grandi occasioni, sicuramente come ha anche sottolineato Angelini ha trascinato la squadra, invece in campo abbiamo visto Lucas Maina praticamente ubiquo in tutte le zone del campo. Sì, non solo lui, io credo anche gli ultimi arrivati, Lara ha fatto una partita incredibile, lo stesso Stazzone, Lazzarini, ma tutti, anche i ragazzi sono portati bene, quelli giovani, da Mannic a Iembaculi a Cucchi. Ora ne dimentico qualcuno, però veramente sarebbe fare un torto a qualcuno escludere qualcuno dei meriti di questa vittoria, che credo che sia stata veramente una vittoria, è la solita frase fatta però del gruppo, perché veramente ogni volta che entra qualche persona nuova in questa squadra riesce ad integrarsi e si crea veramente un qualcosa di magico. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Busta TV.